1995, ci siamo. Questo è il primo mondiale di Jonalomo. Questo è il mondiale di Jonalomo. Però se glielo dici tende ad arrabbiarsi, perché secondo lui è stato il mondiale di Nelson Mandela. E il 95, beh, direi sfortunata, perché per noi è stata decisa da un drop di differenza. In quell'edizione però noi, intesi come comunità del rugby, beh, abbiamo potuto vedere qualcosa di diverso, sì, di diverso e unico. Una nazione che si unisce. E poi un modello di persona come Nelson Mandela, proprio Nelson Mandela che manifesta la sua partecipazione allo sviluppo. Lo so, magari potrebbe anche sembrare una cosa ovvia, ma credetemi, vederlo con quella maglia numero 6, beh, rappresentava una nazione e un grande cambiamento. South African Springbok jersey on his back, that just sort of set the tone for it. But I just say unfortunate. Devo dire che sono stato fortunato ad essere tra i 15 in campo, ma confermo la dichiarazione di quei giorni. La star era Mandela. Come fa un giocatore a paragonarsi ad un uomo fantastico che ha fatto progredire il genere umano? Poi su un piano più tecnico direi che è anche stato, come dire, il sedicesimo uomo per il Sudafrica. Ad essere sincero, ci vedo un aspetto politico, ma non solo. In quei giorni sapevo cosa faceva Mandela. La prigionia di 28 anni, la vicenda storica che stava accadendo. In fondo, era un miracolo che si stava avverando e che verrà completato, alla fine, dal primo presidente afroamericano negli Stati Uniti. Un grande feeling. Il 1999 è il secondo mondiale della carriera di Jonalomo, ma qui lui è già malato. Eppure non ne parla, non ha nessun problema a parlare della sua malattia, ma se parli di 99 di rugby, lui parla di Nuova Zelanda, di rugby in generale, non si mette mai al centro dell'attenzione. Déjà vu, per me è proprio stato una specie di déjà vu. Perché? Beh, perché mi ricordava molto il secondo e terzo test che ho giocato con gli All Blacks, in quella partita davvero decisiva. Lo so, abbiamo fatto ciò che dovevamo, ma nel rugby, lo sanno tutti, se non giochi 80 minuti, puoi trovarti davvero nei guai. Ti trovi nei guai, e soprattutto con i francesi in particolare, perché quando loro trovano ritmo e passione, magari possono sbagliare tutto per 70 minuti, è vero, ma poi sono capaci di dare una svolta. E perdere in quel modo, però, si sa, fa parte del rugby. Beh, perdere è duro, ok, ma se non perdi bene non sei completo. Se non sai dare la mano, riconoscere il valore degli avversari, non sei un giocatore di rugby.
devi sentirlo mentre lo fai. È chiaro, nessuno ha voglia di perdere, in particolare quando rappresenta il suo paese. Ma è da lì che si impara. È da quei momenti che impari anche ad essere umile nella vittoria. Perché in fondo non sei una persona completa, non sei un vero giocatore di rugby se non impari e non fai tua questa regola. Nel 2003 il mondo ovale si rovescia, l'Inghilterra va a vincere in Australia, per Jonalomu è un momento davvero difficilissimo. A cavallo tra il 2003 e il 2004 ci sarà la dialisi, il pericolo, la preoccupazione di non vederlo più sulla terra oltre che in un campo da rugby. Queste però sono le sue analisi, ha comunque seguito il mondiale e ha dichiarato: voglio sopravvivere, voglio tornare ad essere un All Black. La seconda non gli riuscirà, la prima sì, ma in pochissimi davvero ci credevano. 2003, devo dire che è stato un risveglio rude. Perché quella Coppa del Mondo è stata la prima vittoria di una squadra dell'emisfero nord. Diciamo la verità, ce n'era bisogno. Il rugby ne aveva bisogno. Ma certo, da neozelandese può bruciare un po', ma era l'iniezione che serviva al mondo. E credo non poteva esserci una finale migliore. Io, è chiaro, vengo, come si dice, dal cortile dell'Australia, ma devo ammettere l'importanza di quella vittoria europea. La finalissima poteva andare in due direzioni diverse. Potevano vincere gli Aussies. Un altro fattore che è emerso, beh, è che l'età non conta nel rugby. L'età è solo un numero. Gli inglesi erano una banda di veterani stagionati. Sì, li chiamavano l'armata dei morti. Proprio l'armata dei morti. Ma se tu hai talento, senso del gioco, ok, ti manca ancora l'esperienza, questo è vero. L'Inghilterra del 2003, va detto, ha portato il gioco del rugby ad un piano più alto. La strategia, l'organizzazione, il modulo. Sì, decisamente un piano più in su. E poi quella finale è servita a far crescere il rugby in Inghilterra, B a espandere il nostro gioco globalmente e anche a creare un livello tra gli emisferi. Il 2007 è un altro shock per la Nuova Zelanda, intanto però Jonalomu è tornato a giocare. Il mondo del rugby gli dà un grande tributo, una maglia di club, ma non una maglia nel Super 14 e negli All Blacks. Ci risiamo. Uso questa definizione perché siamo stati messi fuori dalla Francia come nel 99. Questa volta però non è accaduto in semifinale, ma ai quarti. È stata allo stesso tempo la Coppa del Mondo più competitiva. Le squadre minori hanno spinto al limite le cinque grandi. Prendi Tonga, ad esempio. Se la palla avesse fatto un rimbalzo in più nelle mani dell'ala tongana, gli Springboks non avrebbero raggiunto la finale e non avrebbero vinto. Davvero, i top 5 sono stati spinti al limite estremo. E tutto è stato tirato al limite. Gli All Blacks battuti a Cardiff. L'Inghilterra era già giudicata persa dopo la pesante sconfitta del primo match. E invece è arrivata in finale. In una finale che è stata a sua volta davvero
molto tirate. L'Inghilterra ha certo dato battaglia, ma il Sudafrica era troppo forte. They pushed close, but South Africa were too strong at the end of it.